Siamo in compagnia di Pietro Martellotta, prima edizione dello Smash Village, molto importante questo evento per il tennis, specialmente quello campano. Come è andata la giornata? Come sta andando, anzi, la giornata? La giornata si giudica da sola, c'è una grossissima affluenza e un'adesione da parte di tutti i circoli, della gran parte dei circoli della Campania, ma soprattutto il successo di una fusione tra Comune di Napoli, FIT, sponsor e partecipanti, soprattutto di genitori, bambini. E il tennis, dove c'è tennis c'è vita, come diciamo, quindi è sempre una cosa piacevole, una cosa fatta veramente bene. Che attività state svolgendo oggi in particolare? C'è qualche attività specifica che si sta svolgendo sul vostro campo? No, i ragazzi stanno svolgendo praticamente dei mini tornei di tennis tra di loro, dei giochi particolari, giocando solo al volo, giocando a rimbalzo al volo. Sono tutti esercizi didattici che regolarmente si svolgono nei propri club normalmente. Qui c'è anche il futuro del tennis campano, perché vediamo dei ragazzi molto giovani che si stanno allenando alle nostre spalle. Volevo chiederle un bilancio, diciamo, di quello che si sta svolgendo oggi nel tennis in Campania. Chi sono magari i suoi, diciamo, le sue punte di diamante? Chi preferisce appunto all'interno del circuito? Per me personalmente il circolo che rappresento è il Tennis Club Berco di Caserta. Quest'anno su 4 squadre partecipanti ai campionati regionali siamo riusciti a fare un'impresa straordinaria, piazzando 3 squadre in finale dei campionati regionali a squadre, l'Under 14 femminile, l'Under 12 maschile e l'Under 16 maschile. E proprio ieri abbiamo disputato la finale con l'Under 12 maschile, con un altro circolo di Caserta, i nostri cugini TC Caserta, che hanno meritatamente vinto contro di noi. Però c'è, proprio alle mie spalle ci sono ragazzi che hanno vinto il titolo regionale col Tennis Napoli e TC Caserta, c'è qui Sorbino Piccolino. E poi c'è l'altro ragazzo dell'Accademia che svolge attività internazionale. Diciamo, tutti i ragazzi qua rappresentanti oggi dei circoli sono tutti ragazzi che fanno già attività internazionale da tempo. Presidente, quindi il tennis campano secondo me ha i vertici non nazionali ma anche internazionali. Sono ragazzi di varie categorie che hanno ottimi risultati a livello internazionale.